Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 135, mio podcasting. Ciao. Il destino dell'Italia. Oggi parleremo di questa bloggata. Il link per approfondire questo tema lo trovate in descrizione. Io qui vi sintetizzerò in modo rapido questa bloggata. In accordo con la World War III Roadmap Theory e l'analisi in alta definizione sulla World War III, è possibile dedurre le superposizioni che descrivono il destino di vari paesi, zone e teatri. Quindi il destino dell'Italia. Universo ottimista. Ecco, le condizioni di tale insieme sono legate al destino del Nord Africa a causa dell'accelerazione climatica e dell'attrattore caotico cartaginese non sterilizzato dagli europei e dai politici italiani ladri stupidi e dal corpo elettorale italiano incapace a sintetizzare l'interesse nazionale italiano osservato in visione prospettica, ecco, l'universo ottimista non è più raggiungibile. Se volete approfondire che cosa c'era dentro l'universo ottimista, il link lo trovate in descrizione e per approfondire anche all'interno, in sostanza, della relativa bloggata. Universo atteso. Ha una probabilità di emersione assai bassa, nonostante il nome possa lasciare intuire che invece possa essere diverso. Questo perché la probabilità di emersione di questo contesto è bassa a causa della situazione finanziaria italiana, delle mancate riforme costituzionali e razionali. E in questo universo, nell'universo atteso, le guerre puniche 2 scoppiano in Italia per cause endemiche, oppure le guerre puniche 2 scoppiano per diversione strategica di World War III. I due scenari in questo contesto sono incompatibili ed indipendenti. Che cosa c'è in questo contesto scarsamente probabile? Ecco, c'è l'Europa con UE oppure USE, mentre la costituzione materiale e formale italiana è Repubblica Parlamentare Italiana più Senato Federale delle Regioni, Regioni, grandi aree metropolitane, province, comuni, comunità montane. L'irrazionale struttura costituzionale italiana codetermina sia una risposta europea a coesione calante quanto peculiari italici processi di secessione o potenziale dissociazione di immigrati per mancata integrazione. Tuttavia, per un osservatore pre-Guerre Puniche 2, l'attuale inedia politica dei politici italiani nel non voler sopprimere il titolo V e nel non sterilizzare i suoi effetti, nonché nel non licenziare i dipendenti pubblici produttori di carta e sterili adempimenti, impiegati pubblici per lo più impiegati in lavori finti, finanziati con tasse non più sostenibili, tasse imposte non più sostenibili, in un processo di delocalizzazione economica. Ecco, il contesto degli eventi di pre-Guerre Puniche 2 convergerà presso. Universo pessimista. Universo pessimista è quello che ha la massima probabilità di emersione nella penisola italica. Uscita dall'euro, poi ritorno alla lira, oppure un default e poi uscito dall'euro. Comunque, emersione del nuovo medioevo dominato da regni mafio-camorroidi, piccoli stati falliti e fragili, repubbliche autonome ed indipendenti sorrette da monete e coupon della disperazione. Il popolo italiano non percepirebbe l'arrivo delle guerre puniche 2, che in questo contesto sono eventi dipendenti e compatibili, e quindi ci saranno pulizie etniche implementate dai cartaginesi, perché detoneranno sia le guerre puniche 2 per
per cause endemiche sia per diversione di terza guerra mondiale. Ecco, se volete andare rapidamente a espandere queste tombali funere, diciamo lapidarie considerazioni sul futuro dell'Italia, il link lo trovate in descrizione. Breve, la posizione del teatro italico all'interno delle guerre puniche 2 e terza guerra mondiale sarà marginale, ininfluente rispetto agli esiti degli scontri bellici di questi grandi futuri grandi eventi umani. Il destino dell'Italia è quasi già segnato e già scritto, causato dal cambiamento climatico, dall'attrattore caotico guerrafondaio carta cinese, ma canalizzato sull'universo pessimista da miopia, inedia dei politici italiani e del corpo elettorale italiano, tutti incapaci di sintetizzare l'interesse generale del paese osservato in una visione prospettica. Questa bel podcast, bella o lapidario e tombale, abbiamo finito, il link lo trovate in descrizione se volete andare a espandere queste considerazioni. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.